Allora, buongiorno ragazzi, vediamo questa parte del capitolo sugli animali che vi servirà per poter poi fare le due ricerche che vi ho detto come approfondimento su un animale vertebrato e un invertebrato. Allora, prima di tutto dobbiamo chiarire che anche noi siamo degli animali, quindi apparteniamo al regno degli animali, cioè di quegli esseri viventi che hanno una cellula eucariote, sono eterotrofi e sono pluricellulari. Allora, naturalmente, conoscete già cosa vuol dire pluricellulari, eucarioti ed eterotrofi. Allora, per ogni animale però poi dovrete descrivere anche la forma del corpo. Quindi, per esempio, alcuni animali hanno una certa simmetria, cioè se li dividessimo con una linea verticalmente, la parte destra e sinistra del corpo sono piuttosto simili. Altri invece, come le stelle di mare o le meduse, hanno una simmetria raggiata e altre non ne hanno. Voi per il vostro animale dovrete descrivere come è fatto il corpo, quale forma ha. Poi, siccome si tratta di esseri vertebrati o invertebrati, comunque esseri pluricellulari, le cellule si sono specializzate a formare tessuti, organi, apparati e sistemi. Quindi dovrete anche specificare appunto come si muove il vostro animale, quindi qual è l'apparato locomotore, quali sono gli organi di senso e il sistema nervoso che permettono all'animale di rispondere agli stimoli esterni e capire ciò che accade attorno a loro. Poi dovrete specificare come si nutrono e di che cosa si nutrono, quindi qual è il loro apparato digerente. Poi è importante specificare anche qual è il loro apparato respiratorio, l'apparato anche circolatorio che permette di trasportare in tutto il corpo l'ossigeno, ma anche le sostanze nutritive o le sostanze di scarto, e poi qual è il loro tipo di riproduzione. Adesso andiamo a vedere in modo più specifico appunto che cosa intendiamo. Allora, per quanto riguarda il movimento, dovrete specificare qual è l'apparato locomotore. Quindi, in particolare, gli animali li raggruppiamo in due grandi gruppi che sono vertebrati ed invertebrati. Allora, i vertebrati hanno una colonna vertebrale e una struttura ossea, non hanno solo la colonna vertebrale, ma una struttura ossea interna, mentre che viene chiamata endoscheletro. Mentre gli altri animali, alcuni posseggono uno scheletro esterno, come gli insetti o i crostacei, e altri non hanno invece né ossa interne né un esoscheletro, quindi dovrete specificare il vostro animale in quale categoria si ritrova. Per quanto riguarda poi gli organi di senso, sono quelli che permettono all'animale di reagire in base agli stimoli che riceve dall'esterno. Alcuni hanno gli animali più sviluppati, quindi di solito i vertebrati o gli organismi più complessi, hanno un sistema nervoso formato da un cervello, un midollo spinale e da dei nervi che si trovano in tutto il corpo. Invece gli animali più semplici non hanno questa struttura. Spiegherete, appunto, qua ci sono degli esempi, qual è il tipo di sistema nervoso o di organi di senso che posseggono l'animale che voi avete analizzato. In particolare, poi qui c'è una lettura con alcuni animali, tipo le api, gli insetti, i pipistrelli, alcuni rapaci o il delfino, hanno degli organi di senso molto particolari. Se voi avete approfondito uno di questi animali, dovrete specificare. Per quanto riguarda la nutrizione, voi già sapete che gli animali possiamo classificarli in erbivori, carnivori, onnivori e aggiungiamo anche detritivori. Quindi c'è da specificare invece anche qual è l'apparato respiratorio. Allora, a cosa serve la respirazione? Tutti gli esseri viventi respirano, cioè assorbono ossigeno dall'esterno ed emettono anidride carbonica. Però questo scambio di gas avviene in modi molto diversi. Alcuni animali respirano, per esempio, attraverso la pelle. Altri, invece, gli animali che vivono in acqua, come i pesci, respirano attraverso le branchie. Oppure gli animali più evoluti respirano per mezzo dei polmoni. E gli insetti, ma anche altri animali, invece, non hanno strutture come i polmoni, ma
delle trachee, cioè delle specie di tubuli che mettono in comunicazione l'interno con l'esterno. Poi, per quanto riguarda il trasporto delle sostanze nutritive, è importante conoscere il tipo di circolazione di questi animali che voi analizzerete. Allora, i vertebrati hanno un sistema circolatorio chiuso, cioè un cuore e vari vasi sanguigni, arterie, vene e capillari che trasportano il sangue e quindi le sostanze nutritive e l'ossigeno in tutto il corpo. Gli invertebrati invece non hanno il sangue, ma hanno un altro liquido. Hanno una struttura circolatoria diversa, non hanno magari un solo cuore, ma ne hanno di più. E inoltre non hanno il sangue, ma questa sostanza che si chiama emolinfa. Poi l'apparato escretore possiamo evitarlo, va analizzato anche un altro aspetto, quello della riproduzione. Allora, distinguiamo ancora la riproduzione sessuata da quella asessuata. Allora, ci sono animali che si riproducono in modo asessuato, cioè basta un solo organismo, e invece quelli che si riproducono in modo sessuato, c'è bisogno di due organismi di sesso diverso che producono delle cellule specializzate, il gamete maschile e il gamete femminile. Allora, quindi nella riproduzione asessuata c'è ancora la gemmazione, che avevamo già visto quando abbiamo fatto le cellule, oppure alcuni si riproducono per frammentazione, cioè basta una parte del corpo, dell'organismo, che si stacchi e da questa si genera un altro organismo. Oppure alcuni sono in grado, tipo la stella marina, di rigenerare una parte del corpo che è stata amputata e che è andata perduta. Invece, la riproduzione sessuata prevede l'incontro di due cellule, lo spermatozoo, che è il gamete maschile, e la cellula uovo, che è il gamete femminile. Dalla fusione di queste due cellule nasce lo zigote, da cui poi si svilupperà il nuovo individuo. Ci sono degli animali particolari che posseggono sia l'apparato riproduttore maschile che quello femminile, e questi sono gli organismi ermafroditi, come per esempio la chiocciola. Poi dobbiamo distinguere se la fecondazione è interna ed esterna. Cosa vuol dire? La fecondazione è interna quando lo spermatozoo viene deposto all'interno del corpo della femmina, e invece è esterna quando lo spermatozoo e gli ovuli si incontrano in un ambiente esterno. In particolare, poi, per quanto riguarda lo sviluppo dell'embrione, cioè del piccolo. Allora, abbiamo gli animali ovipari, ovovivipari e vivipari. Cosa vuol dire? Gli animali ovipari sono quelli in cui la femmina depone le uova fecondate, che sono protette da un guscio, e l'embrione si sviluppa all'interno dell'uovo, che deve essere tenuto in incubazione per un certo numero di giorni. Invece, gli animali ovovivipari, l'uovo fecondato non viene deposto all'esterno del corpo della madre, ma rimane nel corpo della femmina. E solo al momento della nascita del piccolo, l'uovo viene, diciamo, deposto e i neonati escono dall'uovo, vengono partoriti. Poi abbiamo invece gli animali vivipari, dove l'embrione si sviluppa all'interno del corpo della femmina, che ne porta lo sviluppo porta il piccolo fino al termine del suo sviluppo e quindi al parto. Questi sono quindi gli aspetti più importanti che voi dovrete approfondire nella vostra ricerca sull'animale.